Da uno degli atenei più antichi del mondo arriva una rivoluzione culturale nel campo dell'alta formazione gratuita online con la forza di Gutenberg e la velocità di internet. L'Università di Napoli Federico II lancia un nuovo format di corsi online, arricchito da una maggiore componente multimediale ed interattiva. Parte la piattaforma federica.eu, il portale web learning interamente dedicato al MOOC, Massive Open Online Course. Corsi online nati negli USA nel 2011 e pensati per una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di utenti. I MOOC aperti e soprattutto gratuiti hanno generato un vero e proprio terremoto culturale, spalancando le porte alla divulgazione della conoscenza. L'assessore alla ricerca scientifica della Regione Campania, Guido Trombetti, sottolinea come in questo modo l'università entri di diritto in Europa. I contenuti di Federica vengono utilizzati all'Università di Brescia, tanto per dirne uno. Quindi questa nostra idea del professore Calise, mia e di tutta l'area, di farne qualche cosa di gratuito, liberamente aperto alla fruizione di tutti i cittadini, è in linea con la grande tradizione dell'università. Voi sapete che per sentire una lezione universitaria non è necessario essere iscritti. Cioè, uno di voi vuole sentire una lezione di filosofia teoretica, entra, si siede e ascolta. L'unico limite è la capienza dell'aula, perché il principio della libertà del sapere, se poi vuoi fare gli esami ti devi iscrivere, giusto? Allora il principio della libertà del sapere va esportato tal quale attraverso i mezzi di comunicazione di massa moderni come in sostanza la telematica. Presente alla conferenza stampa di presentazione anche il rettore della Federico II Gaetano Manfredi. Si potenzia moltissimo perché ci apriamo al mercato dei MOOCs e quindi avremo questa grande piattaforma che avrà più funzioni, si rivolgerà ai nostri studenti per essere un supporto, la seconda gamba informatica del nostro Ateneo, diciamo di learning, si rivolge un po' a tutti i cittadini per fare in modo che possa essere utilizzata come strumento di approfondimento e diventa anche una vetrina di quelle che sono le competenze e le capacità formative del nostro Ateneo. Il responsabile scientifico di Federica Web Learning, Mauro Calise, sottolinea l'importanza di questa iniziativa. Noi ospitiamo anche docenti di altre facoltà prestigiose come l'Università di Bologna, abbiamo nomi noti come Gianfranco Pasquino o Nando Pagnoncelli al grande pubblico, diciamo, ma anche noti come scienziati di materie, chiamiamole così, un po' meno popolari, come appunto l'astrofisica oppure il developmental robotics. Quindi stiamo ospitando colleghi anche di altri atenei, anche dall'estero, che vogliono utilizzare questa piattaforma che si presenta con un'interfaccia assolutamente rivoluzionaria.